È sempre live, un saluto, Frank Zapping, ore 17.49, stiamo ascoltando del fetosissimo punk australiano, Teenage Radio Stars, I Wanna Be Your Baby, yeah, ci saranno tante divagazioni sul punk, divagazioni di ordine geografico, di ordine mineralogico, divagazioni in tutti i sensi, torniamo ad ascoltare dopo un gruppo che ho tanto odiato, i Guns N' Roses. Oh, The Guns, non vi facciamo sentire quelle cacate secche di User Illusion 1 e 2, ma Guns N' Roses, la Is, cioè il primo vero disco The Guns, 8 canzoni, 4 live, 4 unplugged, Nice Boys, bravi ragazzi, bravi ragazzi. Sei un'icona gay, non pensi che portando un amichetto così in studio rischi di dargli ragione? Oh, ragazzi, oh, se avete delle belle fighe, perché i cessi a noi non ci piacciono. Mai. Se avete delle belle sorelle, delle belle gnocche, portatecele a noi. Cugine. Che ci pensiamo noi, non vi preoccupate. Pino, ma fa il culo, stronzo. Cioè, sono andate dei ricchioni, a noi. A noi, cazzo, proprio a noi. Ragazzi. Cioè, nulla contro i gay, anzi. Ma cioè, grande rispetto, grande rispetto. Rispetto. Sempre rispetto. Alla sua scuola, sempre però. Il nostro Pino. Noi stiamo cercando il nostro Pino. Un Pino più internazionale, un Pino inglese, un Pino skate. Basso, scotto, skate. Se siete abbastanza Pino, se siete abbastanza inglesi, iscriveteci per condurre Pino Skate. Un programma più fuso di questo, sempre su antipop.proj@gmail.com, la stessa mail dove ci mandate quotidianamente minacce di morte, torsoletti di merda, animali morti, tutto quello insomma che gradite maggiormente. Proseguiamo il nostro programma. Che cosa state ascoltando in sottofondo? Io non ho visto niente. Vai, tubo va sempre, va sempre.
niente, nella confusione più totale sarebbe arrivato giustamente il momento di farvi ascoltare un artista da cui credo seriamente che abbiamo preso il nome, un certo Frank Zappa. Il brano in ascolto, brano molto simpatico, secondo me geniale, Muffy Man. Buon ascolto. The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later he says, Some people, like cupcakes exclusively, while myself I say, there is naught, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin. Girl, you thought it was a man, but it was a muffin. He hung around till you found that it did. Nothing. Girl, you thought it was a man, but it only was a puffin. No cries was heard in the night as a result of him stuffing. Trombone, Napoleon Murphy Brock on tenor sax and lead vocals, Terry Bozio on drums, Tom Fowler on bass,
Lenny Wally on slide, George Duke on keyboards, Captain Beefheart on vocals and soprano sax and madness. Thank you very much for coming to the concert tonight. Hope you enjoyed it. Good night, Austin, Texas, wherever you are. La puntata di oggi, il concetto di random, vabbè, che vi sto a dire, questo termine incredibilmente da chi fu coniato, assurdo, ma c'è anche qui lo zampino di Paolo, Paolo è Paul McCartney, per alcuni William, per alcuni Paul, questa cosa ne parleremo ampiamente in qualche servizio notturno, con mozziconi di sigaretti infiltrati, con le nostre indagini a budget tra l'altro bassissimo, ma dove cazzo ci abbiamo? Dunque, proseguiamo l'ascolto di questo gruppo che a mio avviso è sparito, Narcotic Liquido, tu ne hai avuto più notizie, Romboy? No, lettera, una mutandina, una cartolina, niente, spariti completamente, a voi in onda, ore 18.01. Days by careless words, cozy in my mind. I think fitted out with greater cracks, sweet devotion, mighty light. Oh, you're such a pretty one. Ah, se oggi mandiamo Helter Skelter, in pratica veniamo presi a calci nel culo, quindi non mandiamo Helter Skelter per tutta la puntata. Questo è un annuncio a cui tenevo fare. Ricordo che oltre la solita mail abbiamo anche un Twitter, radio-basso-scultura con la K. Non so perché, ma quando dico che abbiamo un Twitter c'è gente che ride. Ma... And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff is out of blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I call your name, Michael Caine. We'll be right back.
perfetto, ricominciamo. Non si è sentito un cazzo. Dicevo che stiamo scroccando lo streaming a Poliradio 104.6 Basilicata. Rifacciamo la sentire cortesemente. Bello quando vai in cerca di radio di appoggiarti e invece di sentire la musica senti la tua radio. Porca no. Vabbè, abbiamo ascoltato questi ipertecnici, iperpuliti, Topangasic Mame, che sono schifosi fetosi. Passiamo con un gruppo, ad un gruppo tecnicamente veramente di, cioè, i Sex Pistols in confronto erano dei sapientoni. Questa gente, cioè, non sapeva nemmeno leggere il pentagramma. Non riesco a ricordare il nome. Il brano parla di una città adolescenziale. Io vi dico, questa è una delle migliori versioni live di Quintana. Porca madonna, ascoltate. Iaco, ottimo ascolto.
Nova Sa. Buonasera, buonasera, benvenuti in Frank Zapping, programma metropolitano. E oggi su Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Hola chicos, Rock Radio Scultura. Benvenuti ragazzi a questo nuovo appuntamento di LSD solo su Rock Radio Scultura. Miau a tutti. E allora signore e signori, ora si inizia a ballare. Come sempre in Siria Rock Gossip c'è il nostro momento Slash. Raga, cioè, la musica è bella perché varia, la musica è... Non volevo parafrasare il mitico Amaro Ramazzotti. Eccoci qua, La Paura fa 90, DJ Bruttini, Rock Radio Scultura, programma interamente dedicato alla musica anni 90. Rock Ramma, il programma per nerd che amano la musica artistica. Pezzo veramente meraviglioso. Siamo arrivati al momento dei saluti ragazzi, io sono Rant Boy, avete ascoltato Controcultura, un programma musicale dedicato agli anni 60. Questa è Lux in Translation. Mandateci i vostri mix, le vostre composizioni più assurde, un suono di una lavatrice, mandateci quello che volete, ma mandateci. Bentornati nello spazio del filosofo del rock. Un bacio rock dalla vostra Alice di Rock Songs X-Ray. È il nostro jingle, la primissima puntata di Corsia di Emergenza, un programma dedicato alla musica emergente. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao. Il padrone di casa quando scoprì che non ero un decoratore di interni gay mi rincorse con una pistola. Rock in scultura. Yeah. The pen is on the, is on the table. In italiano si traduce la penna è sul tavolo. In sardo è Sabina è sopra la mesa. Sapevo dell'esistenza di Radio Click Rock, sinceramente. Sono rimasto sconvolto della quantità di radio tematiche dedicate a un solo artista. Abbiamo incontrato Radio Blue Springs, Radio Buongiorno Brasile, Radio Piacenza, cioè, incontrare tante che c'è un attimo sbalordito. Allora, il gruppo precedente ci scrivono un paio di ricordotati che non sono così scarsi come noi diciamo. Grazie. Grazie. Era ironico per dire che facevano paura. Quadro Report per noi, miglior bassista del mondo di tutti i tempi, Jacopo Assoris on the bass, grandissime esibizioni live, una delle più belle, non chiedermi di che anno, non mi ricordo in questo momento. Il concetto di Random è questo. Mi hai ascoltato la storia della Fucio, ci siamo ascoltati dei metal meccanici che stroppiamo nei Beatles, passiamo o Joe Get, non lo so dire, Buzzcocks. I just wanna love like any other, what do I get? I only wanna bend and stay to the end, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress, what do I get? Another make, I just need a break, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I only get sleepless nights alone, feeling my heart to bed. We're just in the time I tried, so I wish that I would have to do it instead. What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get?
Buzz Cox, Buzz su Rock Radio Scultura, 18 e 18 e 18 secondi. In onda Lino del Brasile. Dunque, la prossima band sono gli Angra. Facciamo sentire un brano vecchiotto dove aveva una totale assenza di testicoli il cantante André Matos o Matos, e tra l'altro André Matos era quella voce che si udiva in quello spot di quella versione di Queen dove tutti credevano che era una donna a fare I want you to be free, invece quella voce disumana, altissima, finissima, ricchionissima, era André Matos, che ci andiamo ad ascoltare dopo l'inno del Brasile. E in precedenza ci dicevano che Buzzcocks significa cazzi ronzanti, quindi abbiamo ascoltato i cazzi ronzanti e proseguiamo con i Angra brasilianeggianti. Prima però l'inno del Brasile, godiamoci. Stiamo andando in onda di giovedì perché cominciano le vacanze pasquali, ci sarà una poesia sul finale in proposito, e niente, quindi abbiamo anticipato il Frank Zappin Show al giovedì, nonostante sia un programma del venerdì, non si è capito bene l'orario come tantissimi altri programmi di Rock Radio Scultura, non è il caso di puntualizzarsi su queste finezze, l'orario. Diciamo che nel corso del 2013 ci sono stati questi programmi, l'inno del Brasile giustamente ancora interrotto, non è un grandissimo inno, eh? We'll be right back.
e della serie delle palle, che cazzo ce ne facciamo noi. Yangra, Speed su Rock Radio Scultura. Seguirà una version abbastanza chicca per i fan dei Queen. Buon ascolto. Benvenuti su cubasetutorial.it, il forum dedicato alla registrazione, al mixaggio e al mastering. Continuiamo con il tutorial di prima dedicato alla compressione della voce. In particolare una voce registrata un po' così così dal nostro amico Papiciulo, a cui è dedicato questo tutorial. Nella sezione precedente abbiamo visto come ho settato i parametri principali. Adesso iniziamo a vedere cosa cambia in effetti nella dinamica del pezzo. Allora, mandando in play, processi pesanti, ancora acceso, sono così tanto nella merda, vedete qua come si sposta, negare, tutti dicono, è abbastanza violentato. Se io spengo il compressore, credo cultura, ci siamo intrufolati in un programma, lo facciamo anche con noi stessi, cioè da non credere. Dunque, dal compressore passiamo ai già annunciati Queen. This is a fast version. Fast version. Beh, come si chiama il mio programma? Prossimamente. Con me.
Jack sono io, Siria. No, ho sbagliato. Siria sono io. Siria Rock Gossip. Lo sapevate che nel 1961 Siria Rock Gossip, classica strafocata e sandbox. Siria Rock Gossip. Siria Rock Gossip. Siria Rock Gossip. 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 Ogni settimana Siria Rock Gossip. Nella copertina di Peppers Rock Radio Scultura. Dunque, in sequenza abbiamo ascoltato Io che mangio le fette biscottate e ora seguirà Alice Cooper e Il stupido. Torniamo in diretta, 18.34, stiamo ascoltando I Stupid di Alice Cooper, disco pregno di collaborazioni, veramente tantissimi artisti, Slash, Banale, Hugh McDonald, tantissime le collaborazioni di questo disco e credits. Avevo tra le mani, non pensate male, Urban Music, è una fanzine, oltre che una web TV, e leggevo questo articolo, il videoclip è il protagonista, il progetto Urban Music, format televisivo ideato per promuovere gruppi musicali, cantanti, cantatori, cantatrici di qualsiasi genere musicale attraverso i loro videoclip. Praticamente sono state già prodotte due edizioni di ben 105 puntate e sono stati trasmessi su diversi canali regionali, promuovendo oltre 500 videoclip di talenti emergenti.
o gli artisti interessati, gli artisti emergenti interessati alla pubblicazione del proprio videoclip per l'edizione numero 4 di Urban Music potranno inviare all'indirizzo email redazione@urbanmusic.it. Non mi sembra vero aver detto un altro email. Che bello, che bello. Ogni puntata verranno promossi 4 videoclip presentati proprio da Moreno Boselli, che racconterà la loro biografia e presenterà i protagonisti. Purtroppo, parlando di qua, parlando di là, Elis ce lo siamo persi, vabbè, tornerà insomma a trovarci. Io direi che adesso è proprio il classico momento proprio zapping, che non vuol dire che si va da un tot di decibel necessariamente a un decibel più in su, si può andare anche più giù. Buttiamoci un po' giù con loro. Thank you.
pezzo meraviglioso, brano meraviglioso e la notizia curiosa è che i ragazzi sono tornati. Ebbene sì, ragazzi, i ragazzi sono tornati. E abbiamo l'onore di avere i Dillizi su Rock Radio Scultura, band storica. Dice, ma perché attacchi a parlare appena entri il cantante? Ma giusto per rompere un po', insomma. Torniamo in ascolto, Boys Are Back in Town, brano anche questo molto molto coverizzato, molto coverizzato. I Ricchi e Coveri, a voi in onda, Boys Are Back in Town, Dillizi. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Oh, direi che è arrivato il momento di fare un saltino anche dai nostri lidi, insomma, di passare pure un po' da bel paese. E quindi dopo gli Dillizi passeremo ad ascoltare un po' di Enrico, un po' di Enrico, i tempi d'oro di Enrico con i Decibel, quando era punk e tom, punk e one. Tessa Decibel. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non vuoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù?
se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti difendi con il DDT. Fai pensare troppo coi tuoi sì. Ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sai neanche tu la verità. Vendi a caro prezzo la realtà. Carino, veramente carino, bellissima atmosfera, ci siamo rilassati. Oh, il prossimo brano è l'ennesima versione di un artista con i coglioni che fa qualcosa riguardo i Beatles. Diciamo che ci trovavamo a Bologna alla fiera degli strumenti musicali al Visma, io e la mia ragazza, e c'era questo mostro sacro che suonava al basso, che io non avevo visto, io stavo di spalle, stavo dall'altra parte, lui doveva ancora cominciare, poi dopo un po' ha cominciato, e la mia ragazza mi chiama e mi fa, guarda, c'è uno comunque abbastanza in gamba, suona al basso, sta suonando da solo addirittura, vallo a sentire, insomma suona il basso, vallo a sentire. Il tipo a cui si riferiva la mia ragazza, il tipo di colore, è un certo Victor Wooden. Ascoltate questa versione di Norvegia Wood, è bravino, cioè in gamba, insomma, se la cava il giovane, può fare strada. Buon ascolto!
Vabbè, bravino, vai, bravino, bravino, vai. Diciamo che 6 lo potremmo pure dare, dai. Direi che persino il più grande fan di Gigi Alessio si sia abbastanza arrapato nell'ascolto della riarmonizzazione nella parte finale dell'esecuzione di Victor. Fu tra l'altro un'esibizione veramente simpatica, oltre che bellissima, dove lui spiegò semplicemente come si suona. Fate un basso di Mi, nel frattempo ho la corda di Sol, fate una nota, se vi piace la nota è giusta, beh, se non andate avanti andate al semitono successivo. Grande, un mito nella sua genialità, nella sua semplicità. Prossimo brano, Non ho più fede, Faith No More, con un titolo molto poco diretto, Sorpresa, tu sei morto. Surprise, you're dead. Okay. Surprise, you're dead. Vaticano e vi guardo, ordino che tutti ascoltino gli Yes, vedo questo davanti a me, popolo. Proseguiamo la nostra cortese trasmissione con un brano che potreste giustamente dire: ma che cazzo c'entra? Ma cosa non c'entra? Perché non mandare una canzone di uno dei primi dischi di Subsonica, forse il primo, Radio Estensioni, quando non erano ancora, non erano così pieni di staff, quando erano ancora un gruppo. Risveglio il mio cuore letargico, smarrito in un sonno dal pigro, contorno una radiofrequenza, ora uscirà per me. Dell'etere plastico, forse piloto un destino romantico, cerco un libero approccio ad un libero attracco, una libera radio fa parte di me. Radio Estensioni conducono e magneticamente azioni, radio Estensioni riattivano inconsapevoli propulsioni. Perché radio e sessioni riattivano inconsapevoli propulsioni, radio e sessioni contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e sessioni si nutrono con autentiche pulsazioni. Jingle. Elettromagnetica, surfando sull'onda più anomala, c'è gente che smuove e colpisce le cose nella radiofrequenza che oscilla per me. Colonne sonore in libertà che tengono
la notte, poi riscaldano il giorno, ritrovo un contorno e saturo pregno e degno di me. Radio e sessioni conducono e magneticamente azioni, forse perché radio e sessioni riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sessioni contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e sessioni ci nutrono con autentiche pulsazioni. Sapevoli propulsioni, radio e sessioni contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e sessioni ci producono. Un brano fresco, piacevole da ascoltare e ascoltare ogni tanto. Non facciamo i soliti panchettoni rocchettari, se non è distorto non ci piace, eccetera eccetera. Li ho visti l'ultima volta, tante volte ho visto su Sonic Live, l'ultima volta a Singaglia, dove lui prendeva per culo le sue vecchie produzioni sul palco, diceva perché Terrestre è un disco di merda, cioè lui stesso molto contento del suo presente. Addirittura a un certo punto del concerto Samuel ha dato la possibilità ai giovanotti presenti di scegliere il proseguo della scaletta, cioè di andare in direzione più commerciale o più intimista, cioè preferite che io segua Nuova Sessione o un brano nuovo. Ovviamente Pole è andata verso l'hit vecchio per la sua rabbia palesemente dimostrata. Il prossimo brano, ragazzi, è una band emergente che tengo a farvi ascoltare, che se non sbaglio sì, provengono da Amsterdam, e il titolo, vabbè, ve lo diciamo dopo, ora siamo sprovvisti come al solito. Buon ascolto. Quel mazzo lì di fiori che viene dalla montagna, quel mazzo lì di fiori che viene dalla montagna, e guarda bene che non si bagna, chi lo voglio regala, e guarda bene che non si bagna, chi lo voglio regala, lo voglio regalare perché è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché è un bel mazzetto, lo voglio dare al mio amore. Premi ascolto è quel mazzolino di fiori, e a quanto sembra dalle veraci e velocissime lamentele non è un brano inedito, vabbè. geniacci del web, di tutta la sottocultura web, sono alla porta di Rock Radio Scultura. Un attimo, io direi di farvi aspettare un attimino, nel frattempo il cane del nostro vicinato abbaia, io vi mando Warhead di UK Subs, se siete d'accordo. Yeah.
UK Subs, World Head per noi, abbiamo varcato il 76esimo minuto e tra poco ci sarà il nostro jingle su Rock Radio Scultura. Ripeto, 19:03, 19:03, ora si dovrebbe essere sentito meglio. E siamo quasi in conclusione di puntata, stiamo aspettando l'arrivo del filosofo, il filosofo del rock. E ci piace tanto quando il programma è in staffetta, speaker che va, speaker che viene, aia. E l'astro jingle! Ciao, sono Fiammetta e ogni tanto ascolto Rock Radio Scultura. Ehi tu, ascolta Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Bastardo, spogliati, ascolta Rock Radio Scultura. Se non sei un sostenitore di digitale, allora ascolta Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Qui possiamo parlare veramente poco, il brano è lunghetto, ed è anche abbastanza noto, è uno dei pezzi che ha cambiato la musica, il modo di comporre, l'armonia, la modalità, il primo brano modale, So What? Miles Davis, Rock Radio Scultura. Thank you.
le note del mitico Miles Davis. Vi salutiamo, sono le 19:11, non vi dimenticate assolutamente l'appuntamento col filosofo del rock tra pochi minuti, sempre su questi schermi. Quali schermi? Schermi di Rock Radio Scultura, una radio maleducata ed educata al punto giusto. Vi lasciamo di nuovo con questo brano che ha cambiato l'armonia della musica, la modalità. Il brano precisamente è in dorico. In bagno, in camera da letto, mentre ti fai la ceretta, Rock Radio Scultura. Mentre ti metti il mascara e contempli nulla nello specchio, Rock Radio Scultura. Mentre ti smagni le calze e ti si sbava lo smalto, Rock Radio Scultura. Ascolta Rock Radio Scultura, la radio più rock chic del web. Rock Radio Scultura.